Non doveva andare così. Semplicemente non doveva andare così. Personalmente credo che questa non fosse la sessione di mercato giusta per concentrarsi anche su questa cosa qui. Tanto buonasera a tutti, sono tornato a casa, buon venerdì sera. Scusate anche l'orario un po' strano, magari qualcuno lo vedrà comunque domani mattina questo video, ma la notizia è fresca e anche il discorso generale in realtà, cioè Matthijs de Ligt, non era questa appunto la sessione di calcio mercato giusta per analizzare una potenziale, non dico probabile, dico potenziale cessione di De Ligt. È ovvio che più se ne parla, più anche tutte le fonti iniziano a convergere verso il discorso di attenzione che De Ligt potrebbe non rimanere alla Juve, e più mi preoccupo. Ero molto più tranquillo anche solo 2-3 giorni fa, forse anche stamattina. Più si va avanti, più mi preoccupo. Ragazzi, non abbiamo la potenzialità, non abbiamo la squadra in questo momento che ci permette di cedere pure De Ligt. Io lo so che qualcuno ragiona dicendo, vabbè, ma con 100, 110 milioni, 120 milioni ti rifai la squadra. Sono d'accordo, perché quei soldi per un centrale, ragazzi, non sono mai stati spesi, quindi per forza di cose. Ma ci sono due ma grandi come una casa. Il primo, che non è nemmeno detto che incassando 100, 110, 120 milioni, qualora dovesse arrivare un'offerta simile, la Juventus poi vada a reinvestirli sul mercato. Non è detto. Oltre al fatto che poi bisogna trovare un giocatore idoneo per sostituire nel migliore dei modi Matthijs de Ligt. Perché non dimentichiamoci che la Juventus dice non rinnoviamo Dybala, abbiamo le idee ben chiare sul sostituto, e se è davvero il sostituto di Maria in questo momento, ragazzi, c'è un po' di confusione, Perché o c'era l'idea di riuscire a prenderlo al 100%, ed è magari per questo che non si è schiodata da questa idea, o forse c'era un altro nome in ballo, poi Di Maria è diventata un'opportunità. Io non lo so come sta andando, però sicuramente ragionare su quello che dovrebbe essere, che dovrà essere il giocatore davanti che va a sostituire i numeri di Paulo Dybala, ragazzi, Dybala, per quanto possa piacere o non piacere, ha dei numeri importanti all'interno della rosa della Juve, da anni a questa parte. Soltanto l'anno di Pirlo, dove Dybala è stato indisponibile, non ha portato numeri davvero determinanti. E se vogliamo il primo anno di Cristiano Ronaldo, dove c'è stato un calo, ma tutti gli altri anni i numeri offensivi di Dybala, ragazzi, erano sotto gli occhi di tutti. E mi sembra un po' di rivivere la situazione legata a Cristiano Ronaldo l'anno scorso, quando in tanti hanno esultato per la partenza di Ronaldo. Io mi ricordo gente che esultava per la partenza di Ronaldo e che iniziava a dire, ma sì, i gol verranno redistribuiti. Ragazzi, ma questa roba non è vera. Ma da che mondo è mondo? Se parte un giocatore forte, serve un altro giocatore forte per sostituirlo. Parte De Ligt? Vediamo con chi lo sostituiamo. Tanto se parte, voglio che venga massimizzato al massimo. Perché io la capisco anche, lo capisco pure il ragionamento della Juve. Scade tra 2 anni. Se non lo dai via in questa sessione, rischi di arrivare alla prossima, che ha un solo anno di scadenza di contratto. Dalla scadenza del contratto diventa un'occasione imperdibile per tanti club, e vengono a farti l'offerta della morte in cui non ti danno niente. Quindi te dici, rinnova oggi, bene, ho la possibilità anche di abbassare la clausola, la metto sugli 80, 85, 90 milioni, che è quello che l'ho pagato, me lo sono usato 3-4 anni gratis e lo rivendo la stessa cifra, faccio pure una plusvalenza vera, reale, e sono contento. E ci sta! Perché se il ragazzo non vuole rinnovare, ragazzi, cioè, c'è poco da fare. Oggi la Juve non è la squadra che va ad attirare il talento. Oggi non è più quello. Ragazzi, la Juve non è più questo. Da qualche anno a questa parte non è più questo. E perché l'ho diventato? Perché in campo non raggiungiamo determinati obiettivi. A me dispiace, ragazzi, a me dispiace essere qui a ripetere a pappagallo le stesse cose. Ma nelle ultime 2 stagioni, signori, abbiamo vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, dove 2 anni fa abbiamo rischiato di rimanere addirittura fuori dalla Champions, raggiunta l'ultima giornata. L'anno scorso abbiamo perso 2 finali, non siamo mai stati in lotta per lo scudetto. Non siamo mai stati in lotta per lo scudetto negli ultimi 2 anni. In Champions è 3 anni che usciamo agli ottavi. Significa che la Juventus non sta andando bene, non si sta lavorando bene, con 3 allenatori diversi, se vogliamo, con la stessa dirigenza, con dirigenti diversi, con gli stessi giocatori, con giocatori diversi. E per forza di cose oggi, se ci sono dei giocatori più talentuosi che hanno la possibilità di andare da qualche parte, e non ci pensano 2 volte... Io avevo paura del Chelsea, molta paura del Chelsea, perché questi perdono Rudiger e Christensen, avranno bisogno di un difensore. Gli rimane Thiago Silva, che non è proprio più giovanissimo. Per forza di cose loro andranno nell'idea di andare a fare un centrale forte. E se la situazione di Ligt è questa,
ero tranquillo perché il Chelsea aveva delle cose che andavano ad impedire un po' loro di fare un calciomercato di livello. Poi sappiamo, si è risolto tutto, cambiata dirigenza del Chelsea, possono fare mercato, hanno i soldi, eh? È una squadra inglese che è la penultima ad aver vinto, la penultima squadra in generale ad aver vinto la Champions League. Quindi, insomma, non stiamo parlando di una squadra a caso, e che deve fare mercato per sostituire giocatori importanti che se ne sono andati appunto dalla loro squadra. Il punto è, come vi dicevo prima, magari arrivano e ti offrono quella cifra, poi non la reinvesti sul mercato, ma il punto è se non te li offrono nemmeno quei soldi, perché come riportato da Romeo Agresti e da Gianluca Di Marzio, il Chelsea e la Juventus hanno già parlato di De Ligt, ci sono già stati dei contatti, la volontà della Juve, badate bene, è quella di non cedere De Ligt, la volontà della Juve è quella di non cederlo. Ma la Juve non ci può fare niente se lui non vuole rinnovare. E quindi io che sono del partito date la fascia d'elite, non cedete d'elite, e ragazzi, purtroppo lo capisco, perché sono dinamiche di mercato, e capisco che se un ragazzo se ne vuole andare perché è arrivato alla Juventus con tutt'altra prospettiva, che sia giusto anche da parte sua avanzare la proposta, dire, mettere sul tavolo, sul piatto, e dire tutto quello che pensa. Ragazzi, sono venuto con un'idea, quella che è diventata la Juve oggi purtroppo non è più quell'idea. Un tifoso rimane in qualsiasi contesto per la Juve, con qualsiasi giocatore in campo, ed è vero che i giocatori vanno e la Juve resta, sono d'accordissimo io con questa cosa, ma se la Juve poi inizia a perdere tutti i pezzi pregiati, inizia a perdere Ronaldo, è Buffon, è Dybala, è Chiellini, è Morata, è De Ligt, vi ho fatto un insieme di nomi che sono carismatici, leader carismatici dal punto di vista tecnico e di spogliatoio, e questi la Juve li ha persi nelle ultime due stagioni. E il Chelsea alla Juventus tramite Gianluca Di Marzio avrebbe offerto una roba vergognosa, stiamo parlando di 40-45 milioni di euro più l'eventuale cartellino di Timo Werner. Sempre da Sky riportano addirittura l'attaccante tedesco avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, ma chi se ne frega. Cioè, scusatemi, proprio lo dico fuori da... ma chi se ne frega? Se De Ligt parte per una cifra alta in questa stagione Juventus, se mettetevelo bene in testa, già non è l'estate giusta per trattare la cessione di De Ligt, e pensare di perdere Chiellini e De Ligt nella stessa sessione di mercato è semplicemente folle, oltre a Dybala, Morata, Bernardeschi, tutti quelli che usciranno. Io vi parlo del semplice reparto difensivo, i due centrali. Ragazzi, non è FIFA da dirmi ci mettiamo gatti. Non funziona così. Non funziona così. E quindi, dato che a questo punto è chiaro a tutti che De Ligt abbia manifestato l'intenzione di ascoltare perlomeno quello che c'è in giro e di valutare qualora dovessero arrivare delle offerte, non si scherza su questa cosa, eh? Non si può scherzare sull'ultimo vero giocatore, leader, carismatico e tecnico anche a livello europeo che ci è rimasto. Perché l'altro è Federico Chiesa, che ha dimostrato di starci bene ai piani alti in Europa, ma torna a un crociato. Non c'è più nessuno a cui aggrapparti. Vlahovic ha fatto 2 gare di Champions in carriera. 2. Chiesa ha fatto quelle dell'anno scorso e i gironi di quest'anno. De Ligt, ragazzi, De Ligt è qualcosa di diverso. Cioè, a quell'età, in difesa, tutta questa esperienza europea, in pochi ce l'hanno. E a me dispiace anche leggere tanti tifosi juventini che stanno sottovalutando la grandissima De Ligt, sottovalutando la grandissima De Ligt, perché io non posso leggere che De Ligt non è una grande perdita perché ha causato dei rigori. Io non posso leggere queste cose. Si sta dimenticando che stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, giovanissimo. Ma voi vi ricordate Bonucci, Chiellini e Barzagli? Sto parlando della difesa storica della Juve degli ultimi anni, che ha fatto la storia, giocatori di altissimo livello. A quell'età lì, ve li ricordate com'erano? Ma quanti a quell'età lì erano così? A quell'età lì, a pari età, come De Ligt. Non si può sottovalutare anche De Ligt, che l'anno scorso esultare perché va via Ronaldo, quest'anno esultare perché va via Dybala, adesso sottovalutare De Ligt. Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? A me ogni tanto sembra che i tifosi della Juventus vogliano sabotare la Juventus stessa o giustificare la Juventus stessa. Noi negli anni stiamo perdendo pezzi ripetutamente, sessioni di mercato dopo sessioni di mercato. Ronaldo venduto a 15 milioni con minusvalenza, Dybala fatto partire a 0, De Ligt ora
se davvero partirà, io non accetto una cessione di De Ligt regalata così, 40 milioni di Timo Werner. Non l'accetto. Perdonatemi questo video polemico, ma non lo accetterei. Non lo accetterei assolutamente. Non sottovalutate De Ligt. Non sopravvalutate la Juve di oggi. Cerchiamo di capire che se stiamo masticando amaro nelle ultime due stagioni è perché tante cose non sono al loro posto. È perché forse, tante volte, si tende a sottovalutare i giocatori. E non va bene così. Questa è una cosa che non va bene.